Roberto Desini alla presentazione della squadra del Sennori che parteciperà al campionato di seconda categoria, ma non è solo una presentazione di una squadra, è la presentazione di un progetto in itinere che vedrà Sennori protagonista soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Sì, ecco, qui non ti nascondo che è un gran piacere da vicepresidente della FIGC essere ospite in casa della squadra del mio paese che vanta una grande tradizione e dopo purtroppo qualche anno di inattività si sta ripartendo dalla seconda categoria con un po' di fatica, però c'è grandissimo entusiasmo, anche perché ci sono quest'anno l'amministrazione comunale sta investendo tanto sull'impianto, noi a novembre inizieranno i lavori per far sì che il Basilio Canu diventerà fra qualche mese uno stadio omologato per la Serie D con manto in erba artificiale, con tribune coperte e quindi un impianto all'avanguardia a livello regionale. E quindi con tutti questi presupposti possiamo ripartire con grande slancio ed entusiasmo, vista anche la dirigenza composta da tanti ragazzi che sono sicuro porteranno avanti il glorioso Sennori. Passione mai sopita, dicevamo poc'anzi in sede di presentazione, una passione che ha accompagnato Sennori in campionati importanti per tantissimi anni. Una guida tecnica importante è quella di Pier Mario Dettori, un capitano, Domenico Magliona, che veramente ha scritto la storia per quanto riguarda i numeri uno della Sardegna. Ci sono tutti gli ingredienti, bisogna ritrovare solo il feeling e soprattutto il focus, l'obiettivo per la ricostruzione di che cosa? Dei settori giovanili. Sì, quello senza i settori giovanili, noi ne abbiamo parlato sempre in qualsiasi contesto, non si può prescindere da un settore giovanile, infatti non è un caso che purtroppo la nazionale italiana non partecipa ai mondiali, perché purtroppo si sta trascurando la cosa più importante e vitale che sono appunto i settori giovanili. Presumo che qui adesso ci sia, quando si tocca il fondo e non si può andare più in basso e ci sono le condizioni quindi per ricostruire tutto dal basso, dal settore giovanile e ci sono tutti gli ingredienti e dopo ognuno di noi nei vari ruoli darà il proprio contributo, ma io ti do un dato, ecco, l'anno scorso il Sennori è arrivato ultimo in seconda categoria, ci sono state le partite dove vi erano 400 spettatori, è una cosa, un fenomeno incredibile e noi siamo convinti che quest'anno se qualche risultato sarà dalla nostra, come mi auguro, anche visto l'importante tra virgolette campagna acquisti, tu hai citato le provenienze di quei giocatori anche dall'eccellenza, dalla promozione, quindi speriamo, siamo fiduciosi, però quello che conta è che noi avremo una squadra simpatica, soprattutto che diverta e che rispetti l'avversario dentro e fuori dal campo e con questi ingredienti arriveremo lontano. È la prima legge dello sport, naturalmente ti ringraziamo il tempo che ci hai dedicato, in bocca al lupo all'US Sennori, bentornati. USD Sennori, forza Biancazzurri, grazie.